Hai appena iniziato a giocare ad Hearthstone e ti servono consigli sul mazzo più performante che puoi farti adesso, ma non hai molta polvere? Sei nel posto giusto! Salve ragazzi e benvenuti in questa mini guida in cui spiegherò alcuni step che ogni giocatore deve fare entrando nel mondo di Hearthstone e spiegando nel dettaglio qual è la classe più avvantaggiata e più potente per i giocatori che si stanno avvicinando al mondo di Hearthstone per la prima volta. Allora, innanzitutto ragazzi, vorrei dirvi che come primi pacchetti, ecco un consiglio molto alla leggera, come primi pacchetti vi conviene acquistare con i gold, ovviamente quelli classici. Quelli classici hanno delle carte fondamentali che servono per tutte le classi, ragazzi. Andiamo ad esempio nello shop. Ecco qua, questi sono i pacchetti classici, ovviamente sicuramente li avete già visti se siete entrati nel mondo di Hearthstone. Vi conviene aprirne circa una dozzina oppure 15, se non addirittura 20, prima di passare alle altre espansioni, come ad esempio Cavaliere del Trono di Ghiaccio oppure Angoro, ma vi consiglio di Angoro, ovviamente quelle precedenti, però vi consiglio di aprire principalmente quelli del Cavaliere del Trono di Ghiaccio. Allora, il vostro scopo principale appena siete entrati nel mondo di Hearthstone è quello di accumulare abbastanza polvere da poter formare il mazzo che vi farò vedere tra pochissimo. Come altra cosa, ovviamente, se avete intenzione di spendere del denaro, questo è assolutamente un ottimo welcome bundle, perché si tratta di 10 pacchetti classici e una leggendaria assicurata, ragazzi, quindi polvere a volontà. Ovviamente il mazzo che vi farò vedere è quasi free to play, ma proprio a costo bassissimo, e quindi non richiederà molta polvere. Come altra cosa, ovviamente, come avrete già notato, sto usando un account secondario. Se volete aggiungermi, io sono kebabsprint2589, però questo account penso lo darò in giveaway ai 10.000 iscritti. Poi ovviamente ragazzi dovete tenere conto dei achievement che vi danno dei pacchetti gratis, come ad esempio loggare da un iPad, loggare da uno smartphone Android, loggare su un tablet Android, loggare su un iPhone. Ognuno di questi achievement vi darà un pacchetto, che non è male ragazzi, si tratta di pacchetti gratis. Ovviamente tenete conto di quando entrate nel gioco e troverete in basso, ad esempio recentemente c'è stata questa cosa, ecco, scegli il tuo campione. Quando è così dovete cliccare, vi si aprirà un link, voi andrete a vedere una schermata con varie persone che si affronteranno in un torneo, votate quella persona, quella che ritenete più simpatica oppure più forte, e se vincerà avrete dei pacchetti gratis, ragazzi, che non sono assolutamente male. Poi ragazzi, ovviamente, come consigli, se siete alle prime armi sarebbe una bella cosa andare in arena, perché in arena è possibile farmare i gold, possibile farmare pacchetti se riesci a ottenere un gran numero di vittorie. Tuttavia ragazzi, devo dirvi che fare arena come giocatore appena affacciato al mondo di Hearthstone non è facile, quindi potreste rimanere delusi ragazzi. È un'arma a doppio taglio, dovete essere dei giocatori bravi, poter entrare in arena e poter raggiungere un premio tale da aver superato la spesa tale dell'arena, che sarebbe 150 gold. Quindi se voi in pacchetti e in gold che riceverete avete superato i 150 gold, siete in guadagno, ovviamente. E niente ragazzi, dopo questi basici consigli possiamo andare a vedere il Free to Play Hunter, un mazzo che mi è stato consigliato da Silvio Massaro. In descrizione vi lascerò il suo battle tag oppure nei commenti, aggiungetelo se volete. Grazie Silvio che mi ha dato anche idea per questo video. Allora, la lista ovviamente non ha leggendarie, ha semplicemente alcune rare e alcune comuni. Andiamola a vedere. Innanzitutto ragazzi, devo dire che la classe migliore per chi si affaccia al mondo di Hearthstone è appunto il cacciatore. Come vedete, questo mazzo l'ho creato parecchio tempo fa, cioè nel senso questo account l'ho creato un po' di tempo fa, e infatti l'unica classe con cui sono riuscito ad andare avanti come free to player è il cacciatore. Ovviamente sono riuscito ad andare avanti nel gioco, ho sbustato alcune carte. Ovviamente ragazzi,
Mi sono scordato di dirvi, andate nelle avventure, dovete assolutamente affrontare il Lich King, almeno nel prologo. Poi le altre avventure, sempre del Frozen Throne, sono abbastanza difficili perché richiedono delle carte particolari per poterle affrontare, però ovviamente se vi avvicendate, insomma, da quelle parti, vi daranno dei pacchetti per ogni ala affrontata. Infatti andiamo a vedere, qui si ha un pacchetto, qua si ha un altro pacchetto. E qui pure, ovviamente poi se sconfiggi il Lich King con tutte le classi hai la skin alternativa per il paladino che è Arthas, ma neanche io ci sono riuscito per carità. Qua avrete un DK che sarebbe un eroe leggendario dei Cavalieri del Trono di Ghiaccio, gratis, quindi senza alcun problema. Dicevo, il cacciatore in meta attualmente se la cava abbastanza bene, quindi ragazzi... Io ad esempio in questo account free to play sono al rank 22, però se voi partite dal 25 trovate già i primi giocatori, con questo mazzo qui sicuramente potete andare avanti e potrete pushare almeno fino al rank 10. Si potrebbe addirittura pensare ad un ipotetico rank 5, però ragazzi ovviamente vanno aggiunte alcune carte, come ad esempio Bone Mare, però già così il mazzo funziona. Quindi... il cacciatore permette di avere un ottimo mazzo ad un costo veramente basso di polvere. Andiamolo a vedere e descriviamo ogni scelta. Abbiamo due Alleycat, minion fondamentali per mettere board all'inizio, due Firefly per la stessa cosa che ho detto prima, Firefly molto buone che si aggiunge alla mano 1-2, poi due aree ingioiellate, abbiamo un Stone Tusk Boar, l'ho detto in inglese perché non mi ricordo bene il nome in italiano, io ho il gioco in inglese, carta base ragazzi, quindi stiamo parlando di proprio il giocatore che si avvicina e che arranca con la polvere per poter arrivare appunto a completare il suo mazzo. Questo cinghiale non è malaccio ragazzi, non è malaccio, pensate alla combo con il boccaguzza crepitante, con questo che dà più uno di attacco, con questo che scatena, insomma, vabbè, un pugnale, poi con l'Houndmaster, insomma, il cinghialetto ci sta bene. Abbiamo due boccaguzza crepitante, minion immancabile ragazzi, dovete craftare queste comuni qui, poi come vi ho detto, prima di fare questo mazzo ragazzi, dovete... aprire le buste che almeno si ottengono gratis, magari fate un log con il vostro smartphone Android così riceverete un pacchetto gratis. Assicuratevi prima di aver aperto tutti i pacchetti possibili prima di craftare le carte, se no si tratta di una spesa inutile, queste piccole spese contano se sei un giocatore nuovo. Poi due Metalupo Alpha che ci aiuta tantissimo in early game, soprattutto è un minion che si può ottenere dalle buste classiche, quindi non dovrebbe essere un problema per i giocatori nuovi ottenerlo. Poi un lanciatore di coltelli, ci troviamo di fronte alla prima rara, lanciatore di coltelli che non è niente male perché armonizza benissimo con i due Unleash the Hounds e soprattutto gli altri minion, anche con i gatti alleati che... si hanno due coltelli sparati da lanciatore di coltelli, quindi due danni a gratis. Poi abbiamo due di queste dinosauretti, non mi ricordo il nome come sempre, sono delle bestie, quindi sinergizza ovviamente con l'Houndmaster e con il Kill Command, si adattano, noi abbiamo prevalenza di board, abbiamo parecchia board con le Firefly, Alleycat, quindi far adattare questo dinosauretto non è un problema. Poi abbiamo due Iene, ragazzi, questa carta va craftata assolutamente perché è una grandissima win condition per il free to play Hunter. Una grandissima win condition, lo ripeto, è una carta fortissima, soprattutto se incontrate il giocatore alle prime armi su Hearthstone. Quando vedranno questa Iena pomparsi di brutto sarà gravissimo per loro, quindi ragazzi tenetela in considerazione. Poi due Animal Companion, ovviamente una carta base del cacciatore molto buona che... non ha proprio bisogno di essere craftata o altro. Ah, poi un'altra cosa ragazzi, andate sul sito di battle.net oppure sulla wiki, ecco, di Aston per vedere tutti gli achievement possibili per ottenere tutti i pacchetti free to play. Ad esempio se affrontate il locandiere con tutte le classi avrete un premio, se portate tutte le classi almeno a livello 20 avrete dei gold, se fate 100 vittorie in modalità gioco avrete 100 gold, se ne fate 1000 ne avrete 300 e così via. Poi abbiamo un Grizzly, vi ripeto il mazzo è per chi si affaccia a Aston, quindi
Questa è una carta d'emergenza e comunque non è male. Una bestia 3-3 con taunt. 2 kill command, carta sensazionale per il calciatore. Permette di fare 5 danni, che ne parliamo a fare. Sei una bestia. 2 Unleash the Hounds e si trova benissimo anche in un cacciatore più evoluto, perché sono molti i mazzi che giocano sulla board presence ultimamente. Poi 2 Houndmaster, immancabili. Un Nestling Rock, ragazzi, una carta importante, dovete craftarla. Ha un ottimo body per un ottimo effetto e, come vi ho detto, noi abbiamo parecchia board presence, ecco perché anche ci sta il Knife Jugger, perché più aggiungiamo pezzi sulla nostra board più danni fa e a noi piace. 2 Tundra Rhino per poter sfruttare le bestioline che abbiamo a basso costo di mana, quindi mettiamo queste e, cioè, mettiamo il Tundra Rhino, poi magari scombiamo con un Direwolf Alpha, insomma le bestie che abbiamo. E 2 Savanna, questi sono veramente immancabili e sono fortissimi a questi rank, ragazzi. Savanna, che carta, che dire, ragazzi. Andiamo a provare il mazzo in rankata, vediamo come gira. Siamo contro Anduin, devo dire la verità, quando stiamo contro giocatori a questo rank troviamo spesso Priest, anzi quasi sempre. Sono affascinati dal prete, che io lo odio il prete, ragazzi. Qualsiasi ovviamente dubbio scrivetemelo nei commenti, sarò ben lieto di accogliere tutte le vostre domande. Anzi, se volete proprio parlare con me, io sono su Telegram, potete entrare anche nel gruppo, io vi lascio il link in descrizione, anche nel canale di Telegram che posterò delle liste, quindi ragazzi, per tenervi aggiornati sarebbe una bella cosa se entraste sia sul canale Telegram sia sul gruppo. Allora, cosa ci conviene farne qui? Ci conviene giocare la bestia, che è il cinghiale a un mana, eccolo qua, perché il turno dopo, al turno 2, giocheremo il boccaguzza crepitante. Lo metteremo qui e vediamo subito il suo effetto con Adapt, che può tornarci utile. E già vedete come il mazzo ha delle buone sinergie. Noi potremo tranquillamente giocare una Firefly Coin e mettere il Metalupo Alpha in mezzo ai 2 token e abbiamo già un'ottima presenza di board. Solo che adesso preferirei adattare questa bestia, magari diamo più cose. Allora, possiamo dargli Scudo Divino, magari se ci fosse uscito più 3 di attacco sarebbe stato veramente la fine del mondo, però purtroppo non siamo stati molto fortunati, ma va bene così. Ovviamente non dovete seguire il mio mazzo alla lettera, si possono avere molte altre controsoluzioni, diciamo, in cacciatore. Anche alcune carte base ci stanno bene, quelle che trovate. Le carte must have sono sicuramente le Iene, ragazzi, le Iene assolutamente, Unleash the Hounds, Savanna, quindi le carte che dovete craftare sono queste 3, e se volete un Nestling Rock che vi aiuterà. Per ora, ragazzi, direi di non mettere la Iena, mettiamo il Metalupo in mezzo, mettiamo la Firefly da questa parte e attacchiamo così. Non ho messo la Iena perché semplicemente non abbiamo bestie che si spaccano in questo turno e preferirei mettere la Iena quando appunto l'avversario piazzerà dei minion in board e noi attaccheremo e schianteremo le nostre bestie, così la Iena si pompa senza che abbiamo il rischio che ci venga targettata da qualche spell, ecco. Si vede che questo è un giocatore, cioè uno che ha appena iniziato, che ha messo una carta bruttissima del genere. Ovviamente noi non andremo a spaccare questa cosa qui, aspettiamo prima che si metta la board, noi adesso andiamo in faccia, quindi giochiamo Alleket, usciamo col danno così e giochiamo Flame Elemental. Ragazzi, il cacciatore ovviamente, come avete notato, è una classe molto aggressiva. Da tanto tempo, vabbè, agli albori di Hearthstone esisteva il Face Hunter, adesso è difficilissimo montarlo, anzi è sparito del tutto. Quindi ragazzi, il cacciatore, essendo un mazzo aggressivo, non conta troppo nel traddare i pezzi. Ovviamente qua c'è Taunt, quindi bisogna traddare, ma conta nel fare tanti danni faccia e lasciare l'avversario proprio senza fiato. Ecco perché il cacciatore è anche la miglior classe per iniziare, come vi ho detto, non solo perché ha delle carte veramente a costo in dust piccolissimo per poter iniziare. Ecco qua, lui ha sbagliato, doveva traddare il Metalupo Alpha. Comunque il cacciatore se la cava benissimo nel meta, che è quello del rank 25-20, ecco, anche
più in giù, ovviamente. Si aggrappa bene perché riesce a spiazzare subito gli avversari. Che... oh, lui si è arreso, vabbè. Ha visto la situazione, non andava bene. Come vedete, subito il prete qua si è messo paura e infatti ha abbandonato. Dicevo, il cacciatore si aggrappa molto bene perché i mazzi che troveremo contro, se ci sta qualche mazzo sensato, ecco, non sarà un pochino più difficile trovare dei mazzi aggressivi. Troveremo dei mazzi un pochino più lenti, quindi il cacciatore, essendo un mazzo veloce, cioè una classe veloce di per sé, avremo un grande vantaggio. Siamo contro un altro prete. Io direi di togliere Unleash the Hounds e Savannah. Vediamo un po' cosa ci capita alla mano. Ok, non abbiamo una mano eccessivamente buona. Magari possiamo sperare un drop a uno. Oh mio Dio, signori, questo ha shoppato l'avventura. Gioca Malkesar, quindi diciamo che... perché qua ce ne stanno due? Vabbè, non voglio manco pensarci. Se riusciamo a vincere, vedremo, possiamo anche dimostrare la superiorità di un mazzo free to play rispetto a uno che ha pagato, insomma, ha messo delle carte un po' a casaccio, tipo Malkesar qui. Certo, per chi inizia Malkesar ovviamente è più che buono, però in un mazzo, cioè andando a rank più alti, è difficile essere da Malkesar, anzi è quasi impossibile. Lui gioca al Nice Juggler, quindi ragazzi, noi dobbiamo assolutamente usare il coin. Non giocheremo l'Animal Companion perché c'è il rischio che ci esca Affer. E se ci esce Affer, ragazzi, è veramente uno spreco, perché con Affer possiamo andare in faccia e poi lui mi spacca il cinghiale senza che ci risolvo niente. Invece, mettendo questo Grizzly, abbiamo anche la possibilità di resistere a Knife Juggler, se ovviamente lui non gioca pedina e mi schiatta un danno qui. Speriamo bene. Ah no, invece usa proprio la Shadowblood Pain e vabbè. Lui attacca. Tocca a me. Noi possiamo fare due cose: o giocare la gioiellata e boostarla con Bocca Guzza, oppure sperare in un buon Animal Companion. Speriamo bene. Ok, ci è uscito il pick migliore in assoluto, che sarebbe Misha con Taunt. Ha giocato il Gasteropode, che ha velenoso, quindi è una cosa abbastanza brutta. Vediamo un po' se riusciamo a toglierlo di mezzo. Lui fa Power Word Shield e pesca. Tocca a me. Ottimo. Io direi di usare due Bocca Guzza crepitante, perché se ci esce Scudo Divino, non c'è uscito. Brutta storia. Io direi di riprovare, ragazzi. Magari ci esce Scudo Divino. Invece no, invece no. Mettiamo gli stealth assolutamente. Dobbiamo mettere gli stealth e passare, perché questo Gasteropode è bastardo, sai. Ovviamente se metto Scudo Divino e attacco qui, lui non muore, perché appunto non ha subito nessun danno. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vabbè, si vede che ha iniziato da poco. Siamo a rank 22. Lui, avete visto, ha fatto così con la freccetta, voleva attaccare qui Misha. Meno male ci ho messo Taunt. Adesso posso... ok, lui attacca qui e si spacca il Gasteropode. Buono così. Lui è attaccato pure di là. E con l'Hero Power cura. Allora, io direi di giocare Animal Companion e... buonissimo. E giocare un altro di questi qui. Ok, allora possiamo mettergli assolutamente Windfury oppure Poisonous. No, Windfury, noi dobbiamo pushare danni. Io direi che ci conviene attaccare qua prima, così togliamo Lifesteal. Essendo questo un rank abbastanza basso, può essere che ci troviamo pure la combo di quella che raddoppia la salute e poi fa diventare l'attacco uguale alla salute. Quindi sarebbe una cosa veramente brutta vedere un coso enorme con Lifesteal. Quindi vediamo se lancio dei coltelli c'ha culo. No, buono così. Lui gioca l'elementare radiante, non è un problema. E attacca lì. Tocca a me. È il momento di giocare il Savannah. Qua tradiamo. Qua andiamo in faccia. Io direi che possiamo permetterci di spaccare questo Eggnapper, perché se no, se attacca qua c'è troppo valore. Spacchiamo. Il Savannah è un grandissimo problema, ragazzi. È veramente una carta fortissima. Fortissima Savannah. Bone Mare. E anche questa è una bella carta e potrete tranquillamente pure aggiungere ai vostri mazzi. A questo mazzo qui, se ce l'avete, mettete assolutamente. Ci potete togliere magari una di quelle carte come il Grizzly. Abbiamo un altro Savannah. Qua è una brutta situazione, ragazzi.
ci conviene dare più cose così con Landmaster, ecco, boostiamo, facciamo un kill commando qui e terminiamo. Fortunatamente non è morto il Savanna, vediamo un po' cosa riesce a fare lui adesso. Gasteropode, Temple Enforcer, si vede che è in difficoltà. Ok, io direi che qua ci possiamo spaccare la nostra lumaca. Giocare, cioè, vabbè, purtroppo questo andava fatto. Giocare a Knife Juggler e un altro Savanna. Direi che possiamo pushare in faccia. A meno che lui non abbia Shower Death, e là è grave il fatto. Però ancora non l'ha usata, quindi stiamo al sicuro. Poi una bella sinergia è che morendo il Savanna verranno lanciati due coltelli al Knife Juggler, quindi buona cosa. In questo mazzo serve, in questo free to play hunter. Lui pesca. Gigante di mare, attenzione! In questo caso, ragazzi, mi sa che ci conviene di più andare in faccia, perché tra dare quei pezzi mi farebbe perdere solo tempo. Speriamo che vada in faccia. No, invece è andato tutto qui, il lanciatore dei coltelli. E lui decide di andare in faccia. Noi abbiamo parecchi danni per terra e la iena. Mi sa che con la iena ci conviene assolutamente traddare, ragazzi. Ok, qua forse ho fatto una stronzata. Vabbè, un piccolissimo errore. Cioè, giocare prima la rangioellata. Perché se ne fosse uscito un drop migliore, avrei potuto calarlo. Se, cioè, ad esempio, un drop a 8, un ipotetico drop a 8, l'avrei calato. Invece, no, ho calato prima la iena. Quindi, ho perso il mana sufficiente. Giochiamo questo. Facciamo lo steady shot. Io direi che possiamo fare così proprio per andare sul leggero. Allora abbiamo 6, 8, 10, 14 danni, quindi possiamo tranquillamente ucciderlo. Però possiamo anche togliergli questo, che sinceramente mi dà fastidio. Quindi facciamo così. Noi abbiamo pure questa che si busta. L'ho fatto soprattutto per far vedere questo. E vediamo anche il Knife Juggler in azione, ragazzi. Ma io direi di traddare tutto, anche se non andava fatto, cioè era proprio per completezza. Adesso fa Holy Nova e mi butta tutto a fanculo. Però tanto ci sta la iena qui che è bustata. No! Non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Non è possibile. Qua era ad andare tutto in faccia, eh. Assolutamente. Perché ho fatto una cosa del genere, ragazzi? Non lo so. Siamo fottuti. Bello, bellissimo. Ok, ho fatto troppo il coglione, ecco. Però pure lui con Malchesar, mamma mia. A sto punto, se avessi fatto tutti i danni in faccia, avrei più o meno vinto. Niente da fare. Facciamo così. E andiamo in faccia. Passiamo. Ovviamente lui fa il biemone, pezzo di merda. Vabbè, noi ci arrendiamo. Cioè, è una cosa bruttissima. Diciamo che avremmo vinto andando in faccia. Ragazzi, a parte sta stronzata qua, è stata veramente una cazzata. Ricordatevi sempre di andare in faccia col cacciatore. Quello che ho fatto prima io è stato un errore. Ok? Era solo per far boostare la iena. Però a questo rank non si perdono stelle. Però mi raccomando, là era ad andare in faccia. Perché non l'ho fatto? Non lo so. Per altri consigli scrivetelo nei commenti. E che dire, ragazzi, grazie mille per avermi seguito, a parte questa cazzata qui. Ci si becca al prossimo video.